Una storia a tratti inquietante che purtroppo sembra legata anche a questa città, a New York. Linda, cosa ne pensi dell'uomo falena? A mio avviso, guardando indietro, dal 2008 a 42 anni fa, nel novembre del 1966, se si pensa a Point Pleasant e a quella zona della West Virginia, l'America non sapeva che cosa stesse accadendo. Tuttavia, decine di persone avevano avuto incontri con strane creature alate, con grandi occhi rossi. Alcuni avevano cominciato a sognare che a Point Pleasant crollava un ponte. E questo è accaduto veramente, 13 mesi dopo, nel dicembre del 1967. E la notte che ha preceduto il crollo del ponte, un gruppo di luci lampeggianti colorate sono riapparse sul ponte. C'era gente, anche Kiel si trovava lì. Ha detto, Dio mio, che siano stati loro. My God, did they do this? Ma esseri come tu adesso hai descritto, noi abbiamo visto anche sul tuo portale internet, che è uno dei più importanti legati a questi argomenti, si troverebbero, perché dobbiamo andare molto prudenti naturalmente in questi argomenti, anche in altre parti d'America. Sembra una favola, però tu hai delle ipotesi, delle prove addirittura. Cosa ci puoi dire? È straordinario se si pensa a quello che è accaduto qui nel 2008, nel mese di maggio. In Pennsylvania, nella parte occidentale della Pennsylvania, un uomo era alla guida di un'auto. Ha guardato il cielo e ha visto qualcosa che veniva verso l'auto. Sembrava un piccolo aereo. Si è fermato. È sceso. Non credeva ai suoi occhi. Non si trattava di un aereo. L'uomo ha visto delle ali che si muovevano in questo modo. Non era un aereo. Le ali andavano su e giù. Quella creatura ha compiuto una virata ed è scesa, secondo quell'uomo, a circa 30 metri dalla sua auto. Lui non sapeva se sarebbe atterrata sull'auto. La creatura è venuta giù in basso, verso la strada a due corsie. L'uomo era terrorizzato. Poi la creatura è tornata su. Quelle grandi ali si sono alzate nuovamente in volo. Sembrava una creatura in plume, con il corpo di un uomo. L'automobilista ha guardato indietro. Un'altra persona aveva fermato la macchina a circa un quarto di miglio da lui. Stava scattando delle foto. Stiamo cercando quella persona che ha fotografato un Thunderbird nel maggio 2008. I Sumeri, Sioux e Navajo lo chiamavano così. John Keel, a Mount Pleasant, lo ha definito Mothman, uomo falena. E nel maggio 2008, una creatura dello stesso tipo si è avvicinata ad un'auto nel sud-ovest della Pennsylvania. È sorprendente. Ringraziamo con un applauso Linda Moldenhau per aver partecipato a questa puntata di Voyager e per averci fatto un po' sognare con tutti questi racconti realmente un po' fantastici ma molto molto interessanti. È arrivato il momento di cambiare argomento, di parlare di una storia drammaticamente vera. Quello che ci ospita stasera è uno dei grattacieli storici di New York, il grattacielo della TNT, pensate, ancora costruito in mattoni. Perché vi ricordiamo questo? Perché stiamo per parlare della storia del telefono, per meglio dire del suo brevetto. Vede tre protagonisti questa avventura, due italiani e uno scozzese naturalizzato americano. Questo brevetto, questa invenzione è stata attribuita forse a chi dei tre la meritava meno, Alexander Bell. Vi stiamo per raccontare un'avventura incredibile svoltasi molti anni fa di un'invenzione rubata.